sono Mirko e oggi vi presento un allenamento a circuito Total Body. È formato da tre circuiti, formati ognuno da tre esercizi, in cui non andremo a prendere riposo tra un esercizio e l'altro, ma alla fine di ogni circuito prenderemo dai 40 secondi al minuto di riposo. Eseguiremo altre tre volte, quindi in totale 4 volte ogni circuito. Iniziamo con un breve riscaldamento di mobilità articolare eseguito, quindi iniziamo con una mobilità di spalla, schiena dritta, scapoli vicine e tronco fermo, rotazione lenta e più ampia possibile della spalla, del braccio, 15 ripetizioni con la destra e 15 ripetizioni con la sinistra, ok? Dopodiché passeremo a fare un movimento contrario, quindi in avanti, sempre con la stessa postura, 15 con la destra e 15 con la sinistra, senza compensi, quindi senza rotazioni di spalla, ma il normale round di movimento del nostro braccio. Passiamo a mobilità dell'anca, quindi alziamo il ginocchio, lentamente lo apriamo e scendiamo. Manteniamo il core attivo, quindi addome e gluteo, per essere più forti e stabili. Sempre, quindi senza compensi, senza muovere il tronco, fermi col tronco, solamente apriamo l'anca. Lentamente, 15 con la destra e 15 con la sinistra in apertura. Dopodiché passeremo al movimento opposto, quindi da dietro in avanti, chiusura. Sempre, core attivo, senza compensi. Ok? Passiamo poi, quindi ripetizioni sempre le stesse, 15 con la destra in avanti in apertura, 15 con la destra in chiusura e poi cambiamo. Passiamo poi ad un esercizio di riscaldamento cardiovascolare. Abbiamo due opzioni, o il jumping jack, quindi apertura e chiusura delle braccia e delle gambe contemporaneamente, con un leggero balzo, oppure squat jump, che è uno squat abbinato a un saltello. Quindi squat, gambe leggermente più aperte rispetto alla distanza delle spalle e balziamo. Ok? 15 ripetizioni di questi, o uno o l'altro, e ripetiamo i circuiti di riscaldamento dalle 2 alle 3 volte. Poi passiamo al vero e proprio allenamento di oggi, utilizzando solamente una sedia e il nostro corpo. Primo circuito. Il circuito inizia sempre con un esercizio per la parte bassa. Adesso è un box up. Abbiamo il box con una sedia, benissimo. Allora, piede ben appoggiato alla sedia, pianta del piede completamente appoggiata, spingiamo con tutta la pianta, saliamo, giù, cambio. Ok? Per renderlo più intenso, eseguiamo tutte le ripetizioni, quindi 10 con la destra e poi 10 con la sinistra, come così, 1, 2, 3 e poi cambiamo. Passiamo senza riposo a un esercizio per la parte alta del corpo, il piegamento terra, quindi distanza delle mani più ampia, poco più una spanna, più larga delle spalle, attiviamo l'addome, schiena dritta, giù col petto, andiamo su. 20 ripetizioni di questo, ricordo, senza riposo dall'esercizio precedente. Dopodiché passiamo agli addominali, quindi crunch a terra, manteniamo la colonna lombare al pavimento, mani o dietro la nuca o sul petto, io preferisco sul petto, scegliete voi per comodità e saliamo staccando solamente le spalle dal pavimento. È sufficiente per attivare tutto il retto addominale e risucchiamo l'ombelico verso la colonna per attivare anche il nostro trasverso. Quindi, eseguiremo 30 ok, ora breve pausa di 40 secondi, un minuto. E poi passiamo al secondo circuito. Il secondo circuito è, quindi inizia sempre con un esercizio per le gambe, affondi i bulgari, quindi una gamba appoggiata, un piede appoggiato alla sedia, ginocchio davanti e quando scende dovrà essere flesso circa 90 gradi,
pianta del piede ben appoggiata, tallone che spinge e attiviamo anche femorali posteriori e glutei. Petto sollevato, mani sui fianchi, schiena dritta, su. Qui, anche se più intenso, consiglio di non cambiare per comunità la gamba, ma eseguire sempre 10 con la sinistra e 10 con la destra. Poi passiamo a parte alta con del dip, quindi afferriamo la sedia per i tricipiti. Afferriamo la sedia, pezzo sollevato, sempre la schiena dritta e scivoliamo con la schiena al bordo della sedia. Ricominceranno paralleli tra di loro, quindi stretti, e senza aprirmi durante il movimento, e scendiamo con il gomito non oltre 90 gradi per evitare di impegnare in maniera fastidiosa la spalla. E se avessimo un'altra sedia, metteremo un protrattomometro di piedi davanti sulla sedia davanti e aumentare l'intensità. Ok? 20, perché 30 mountain climber, torniamo agli addominali. Questo qui è un esercizio cardiovascolare, quindi sull'aerobica. Quindi da qui posizione di plank, addome contratto e avviciniamo il ginocchio destro al gomito sinistro e viceversa, facendo scivolare il più vicino possibile al pavimento il ginocchio e mantenendo il bacino in linea con la nuca, quindi senza sollevarlo. 30 ripetizioni, pausa, altri 3 giri. Terzo e ultimo circuito, più cardiovascolare, inizia con dei burpees. Cosa sono? Sono un piegamento sulle braccia unito a un balzo. Come? Quindi, posizione della crociata, calciamo via i piedi, piegamento sulle braccia, accosciata, balzo. Per rendere un po' meno intenso togliamo il push up. Come? Ok? 10 ripetizioni, uno stop, 20 squat jump come sfondamento. Finiamo con 30 jumping jack. Massima velocità, con più riscaldamento. Bene? Ok, ora provate il circuito di oggi e scrivete nei commenti cosa ne pensate. Bene?